Allora, in chiusura del comitato di Radicali Italiani, ormai si sta smantellando tutta quanta la sala perché ci sarà conversazione, possiamo dire che sentiamo, ormai è un'abitudine che si rinnova per fortuna, Laura Arconti, per sapere un pochino cosa ne pensa di questi esiti dei lavori del comitato. Ma mi consenti una premessa, Gianni? La premessa è che io faccio appello alla mia tolleranza e alla non violenza radicale, accettando di parlare con te, ma escludendo ogni simpatia nei confronti di certe tue frequentazioni. Il discorso è che io privilegio l'amicizia che ho verso di te come persona sulle cose sulle quali non sono d'accordo e che invece magari tu condividi, eh? Ma per fortuna esiste la non violenza, esiste la tolleranza radicale e quindi si possono fare queste cose. Poi tanto noi siamo sempre eretici in qualsiasi cosa, eh? Mi sento di ringraziare di questo, anche se il fatto, dell'amicizia o delle frequentazioni, insomma, perché tu conosci le frequentazioni, che immagino che tu ti riferisca a quelle mediatiche, insomma, su internet e così via. Poi non è tutto quanto la mia vita quella, come io peraltro non conosco le tue frequentazioni che hai fuori di qui, quindi l'importante è quando ci si parla e quando ci si sia di fronte uno all'altro, quindi insomma c'è un minimo di rispetto. La cosa fondamentale è questa, quando si riesce a sorridersi mentre si parla, quindi noi ci stiamo sorridendo. Allora, guarda, cosa vuoi dire su quello che è successo? C'è questa separazione, non ho capito bene come la vuoi chiamare. Il garantista oggi scriveva separati in casa, parlando della segretaria e del tesoriere. La cosa è nota, non ci si capisce. Fra l'altro, Valerio è un caro ragazzo, ma ha delle idee fisse, quando si attacca alle sue idee non lo schiodi. Siamo sempre lì, vedi? Quando Emma Bonino ti dice che la forza è la tenuta, che il significato dell'azione politica è la durata, è essere cocciuti, no? Lei dice sempre cocciuti, cioè la testardaggine piemontese che lei ha, che io ho per parte di madre. E lui invece, il Valerio, no, non è testardo, è furbacchione, perché per esempio oggi, dovendo presentare un emendamento che smantellava una buona parte del valore della mozione, prima ha rabbonito la folla, cioè ha rabbonito gli avversari se vogliamo, ha rabbonito l'altro separato in casa parlando la nostra lingua, carcere, giustizia, il messaggio del Presidente, eccetera, e poi tanto i numeri sono quelli che contano. Siamo in democrazia. È evidente che se c'è questa separazione, sia pure in casa, tra la parte rappresentata più apertamente dal tesoriere, ma che ha alle spalle ben altro, ha alle spalle ben altro, alle spalle i risentimenti vecchi di 2 anni di Mario Soderini. Io lo so che quando si fa una vigliaccata, una villanata a una persona, questa poi si ribella, è normale, si sa, però quanto gli dura questa arrabbiatura, mamma mia, eh? Tu pensi a qualcosa che si trascina dall'epoca della fine? L'ombra di un dubbio, non c'è l'ombra di un dubbio, è evidente, la cosa è nata non l'ultimo congresso, ma il precedente. E hanno odiato me perché mi hanno vista come quella che era stata scelta per rappresentare, non ho capito che cosa, insomma, perché poi io ho cercato di fare il mio dovere di buon militante, transitoriamente, l'ho sempre detto, transitoriamente imprestata alla Presidenza, transitoriamente delegata alla Presidenza. Avevo avuto i voti, ero stata eletta, dunque mi sentivo legittimata, non mi sentivo imposta. Adesso si parla di Laura Arconti imposta alla Presidenza dal Marco Pannella, il quale sarebbe quello che solo lui decide, solo lui fa. Sentito? Non si parla che di questo. Niente, io ci vedo il renzismo imperante. Tutti quelli che hanno più di 50 anni, fuori di pe perché sono gente ormai sorpassata, invecchiata, rottamabile, anzi rottamata. Mi ha fatto quasi piacere che perfino Viale è stato rottamato dai suoi. Per sostituirlo con una più giovane, che guarda caso era quella che l'anno scorso al congresso, al 13° congresso, dove io sono stata rottamata, ma con la condiscendenza di molti altri, perché ti sei accorto che al congresso io ho
ho presieduto il congresso tutto il tempo dall'inizio alla fine, salvo in tutto 6 o 7 ore in 2 sessioni notturne, perché ero crollata fisicamente. Posso dirti quello che penso di proprio di questa cosa, e che ho anche scritto, non so se tu lo sai, io ritengo che questa tua performance sia stata una delle cose più disumane che si sia vista in quel congresso, lasciarti fare tutto quel lavoro a te in quel modo e in quell'atmosfera, a prescindere da tutte le implicazioni politiche, è stata una cosa disumana, io questo ritengo. Mi sono fatto una risata ieri perché ho sentito la Boldrini che prendeva la presidenza della Camera, la presiedeva per mezz'ora e poi chiamava la sostituzione perché era stanca. Mezz'ora. Ecco, vabbè, niente, c'è poco da dire, siamo in democrazia, i numeri sono quelli. Quando si vota, se sono di più quelli separati dall'altra parte, vincono loro. Adesso la mozione, noi abbiamo lavorato fino a tardissimo, fino all'1:30 di notte, perché io avevo detto per una volta fatemi sto regalo, il mio prossimo compleanno sono 90, fatemi sto regalo, fatemi una mozione di una paginetta, che sono stufa di queste chilometriche mozioni che parlano di questo, del contrario di quelle, non ne posso più, la gente manco arriva in fondo a leggerle, altro che realizzarle e farle. E allora mi hanno fatto il regalo, abbiamo fatto la paginetta. Naturalmente, come diceva, credo, in una sua lettera Manzoni, se non sbaglio, diretta a Cattaneo. Su Manzoni sono sicuro, su Cattaneo un po' meno. Comunque, una lettera di Manzoni diretta a un contemporaneo, che diceva alla fine della lettera: amico mio, scusami, sono stato molto lungo, ma non avevo tempo per essere più breve. Ci si mette più tempo a essere brevi e a dire cose importanti, con poche parole, chiare, nitide. Purtroppo quella giunta che è passata oggi con la forza dei numeri ha diluito, ammorbidito, reso meno pregnante la mozione e ha dato una stangata, una volta di più, a me, che la volevo breve, compendiosa e limpidissima. Pazienza, cosa volete fare? Beh, è stata modificata, adesso non è stata resa tanto lunga, però era una cosa, anche peraltro... Mario Sadini ha chiesto un chiarimento prima di presentare l'emendamento, diciamo, cioè il fatto che quella mozione desse la possibilità anche appunto di essere applicata per eventuali consultazioni politiche e così via, con quella centralità del tema. Non ci possiamo presentare come radicali italiani, tantomeno come radicali transnazionali, eh? Quindi chi si presenta? Nonno Luigi? Beh, non lo so, insomma, staremo a vedere, eh? Quello che mi dà sempre fastidio è sentir denigrare Marco Pannella, perché non è che io Marco Pannella lo consideri Dio in terra, anche lui è vecchiotto, ha qualche problema, e io ho problemi alla schiena e lui ha la memoria, purtroppo ogni tanto si scorda i nomi, si perde le cose, confonde un nome con un altro, ma voglio dire, da qui a dire che comanda, ho sentito l'ultimo qui che ha parlato, come si chiama questo, Marcelletti, mi pare, Marcelletti. Magaretti. Santa Madonna, io voto contro perché questa roba è stata voluta da Marco Pannella. Io voto contro il sole perché mi scalda troppo la schiena, ma non ho capito. Magaletti sosteneva, che non gli andava bene, il fatto che lui diceva, sosteneva che il comitato non è servito a nulla, insomma, perché questa cosa era stata un volere di Marco Pannella che poi è stato trasferito dalla segretaria nella mozione. Questo, insomma, non sosteneva. Per dir male di Magaletti, che non ho niente contro di lui, anzi gli ho dato un consiglio buono per far passare finalmente la sua mozione, che sono già 3 volte che la presenta e non passa mai, e gli ho spiegato perché non passa, perché è complicata, incomprensibile. Ecco, e gli ho spiegato, gliel'ho scritto, ce l'ha scritto, e quando l'ha letto ha detto: ah sì, hai ragione. Ecco, gli ho suggerito come fare e gli ho detto: ripresentala la prossima volta, non c'è problema, non ho niente contro di lui, però veramente avere un partito preso contro Marco Pannella e stare qui, io mi domando perché, perché in fondo noi qui stiamo vivendo quello che ci ha insegnato Marco Pannella. A me l'ho insegnato per 50 anni e forse l'ho capito bene, ad altri l'ha insegnato per 2 anni e magari si diventa presidenti nonostante. Però tu stessa prima hai detto che siamo anche degli eretici. Sì. E allora io ti richiamo un episodio che tu sicuramente ricorderai, proprio nel congresso, sì è vero, adesso vado molto rapidamente. 2 anni fa, quel congresso, tu dicesti appunto che era quello là dove era cominciata la divisione, te lo ricordi che fu fischiata Emma Bonino?
guarda, succedono delle cose di cui io mi vergogno, eh? Non la volevo ricordare, ma ci ho pensato in questo momento, ho detto, ma come si fa a fischiare Emma Bonino? Come si fa a dire che si vota contro perché quella cosa è stata voluta da Marco? Che ci fanno qui persone che ragionano così? Che ci fanno? Non lo so, forse sono venuti per salire su uno sgabello e fare carriera prima, stile Capezzone, stile Danilo Quinto, stile tanti altri. Li vogliamo citare tutti quelli che hanno fatto strada, carriera e soldi, avendo imparato male quello che gli abbiamo insegnato noi? Ora io sono convinto della buona fede e pensano di essere loro anche radicali come io penso di essere radicali in un altro modo. E con questa sovradose di buona fede chiudiamo. Grazie a lavorare con te.